Allora, buonasera amici. Aspettiamo un secondo che si creano, si popolano un po' le persone. E come le live è un po' diverso perché davanti alla televisione tu hai subito tutto il pubblico, invece Sì, col pubblico. però vedi, non ho il numero reale, no? Invece qua magari noi siamo in grado anche di vedere, di sentire i messaggi, di leggerli in tempo reale in televisione, no, ti devi fidare. E quindi adesso piano piano sta incominciando a ripartire e abbiamo una persona che è un po' l'emblema della TV italiana, no? È Federica Panicucci. E beh, sei comunque uno dei volti più conosciuti e da tanto tempo, perché comunque sei una. 2000 da quanti? Prova a dire. Allora, sono preparato dal 2009. 7 settembre 2009 a mattino 5 Accidenti. e prima dal Festival Bar, però non saprei Vabbè, dire. preparato? Alfio, dai, insomma, quanti anni? Prova a dire quanti anni secondo te che lavori in TV? Dai un'idea più o Secondo meno. me direi 25. Di più. Pensa a te, quanti anni sono? 33. 33, È wow. dal 1987, la mia prima cosa l'ho fatta nel 1987. E qual è stata la tua prima cosa? Allora, guarda, la primissima cosa è stato Portobello con Enzo Tortora, una roba pazzesca, perché erano gli anni incredibili in cui lui rientrava da tutte le vicissitudini giudiziarie ed era quel famoso dunque dove eravamo rimasti. E io facevo parte del centralone. E non facevo niente se non rispondere al telefono, però il centralone era un po' un simbolo, no, del programma. E fu per me un'esperienza pazzesca. Una conferenza stampa che non la dimenticherò mai. In 33 anni di lavoro non ho mai più visto così tanti giornalisti e fotografi come in quell'occasione. Bello, E quello bello. fu un caso particolare, abbastanza triste, no? Della. Sì, fu un caso triste, drammatico, un errore giudiziario incredibile, pazzesco. E devo dirti che lui tornò in TV, era molto provato, ma era motivatissimo, no? Quel dunque dove eravamo rimasti, quel discorso iniziale che lui fece prima della sigla di Portobello è passato alla storia. Sì. E poi però, insomma, sappiamo com'è finita e ci ha lasciato presto. Allora, com'è che inizi? A parte questo, come mai in televisione? Che cosa è successo? Cioè. Beh, io volevo fare questo, Alfio, non volevo fare nient'altro. E bada che non volevo fare la ballerina, la cantante, l'attrice. Io volevo fare la presentatrice e basta. E ho sempre pensato che l'avrei fatto. Non ho mai dubitato. Avevo quell'obiettivo e ho lavorato probabilmente prima inconsciamente e poi consciamente per arrivare dritta all'obiettivo. Ok, ed è una cosa abbastanza tipica. Abbiamo avuto altre persone dello spettacolo nelle settimane scorse e loro dicono: no, io volevo fare proprio questa cosa. E quindi nel momento in cui l'hai deciso, in qualche modo si è allineata un po' tutta la tua vita, no? Non avevi. Indubbiamente ti devo dire che quando ero bambina, ragazzina, già però io credo di esserci nata, no? Cioè, e credo che sia una fortuna enorme, Alfio, perché ci sono persone che nascono già con un'intuizione, con un desiderio, con una vocazione e quindi hanno già in qualche modo un po' la strada segnata, no? Cioè sanno già che vogliono arrivare lì. E parlo di qualsiasi tipo di professione, non soltanto quella artistica. Io però volevo fare la presentatrice, quindi da bambina in maniera inconsapevole. Prendevo, io lo racconto nel libro, prendevo un microfono finto, qualsiasi, e presentavo, no? Facevo finta di presentare, mia sorella faceva Loretta Goggi, io facevo Raffaella Carrà, ma avrò avuto 10 anni. Poi nel tempo invece ho lavorato in modo tale che arrivassero delle occasioni che io potessi prendere al volo, e poi sono arrivate piccole. Ecco, volevo farti invece una domanda particolare, ma che tempo fa a New York adesso? No! Guarda, non mi dire niente, adesso mi sto cercando di controllare. Allora, no, spieghiamo perché non sono impazzita, Allora, Alfio. no, perché? Allora, vedi, Io ho delle ecco manie, esatto, qua, questo è il nuovo libro, no, che è appena eccolo lì, uscito. e c'è un capitolo, Alfio, dedicato alle mie ossessioni. E sono una valanga, vuol dire che io controllo 50 volte il meteo ovunque, le Maldive, perché mi immagino là. Oppure Londra perché so che piove sempre, oppure New York perché fa freddissimo e spesso neve che mi piace,
Milano non ne parliamo, sera e mattina sono le prime cose che faccio, certo, vabbè, così. Però fa parte del mio quotidiano questo, con mille altre ossessioni, no? La sveglia, controllare che 100 volte che ci sia la sveglia inserita, io poi sono una sveglia molto presto la mattina, quindi... Ecco, a che ora ti alzi? Tu fai quello che viene chiamato miracle morning vero, cioè sai che c'è tutta questa filosofia americana sul fatto di svegliarsi presto al mattino e poi ho ripreso nel mio libro Ricco prima delle 8. Ecco, com'è la tua mattina? Cioè a che ora ti svegli? Che cosa fai? Hai una routine o sei subito pronta per cercare di andare in televisione? No, guarda, io passo a casa da quando mi sveglio, quando esco più di un'ora, perché ho bisogno di tempo per... poi è un momento molto particolare, no, Alfio, la mattina, perché i ragazzi dormono, la casa è spenta, è una condizione di solitudine che forse non ho poi in tutta la giornata intera, no? E quindi per me è un momento di grande... è un risveglio lento in cui analizzo ciò che poi dovrò fare durante la giornata, in cui mi dico quanto sono fortunata perché sto bene, perché vado a fare il lavoro più bello del mondo per me. E poi ho tutta la routine con la colazione, che per me è un pasto, quindi mangio moltissimo. Ho la lettura dei giornali, perché ovviamente facendo news devo essere informata, e poi vado a lavorare. Questo più o meno è quanto accade la mattina, un'ora e un quarto. Però ti devo dire che è molto... la mia mattina è soprattutto la mia mente lavora per avere una spinta molto forte, no? Che mi porta a combattere anche la stanchezza, perché insomma alle 5:30 io poi la sera non riesco mai ad andare a letto troppo presto, quindi insomma è impegnativo. Però quella spinta mentale fortissima mi permette di iniziare la giornata con il piede giusto. Io penso sempre che la giornata che sto per iniziare probabilmente mi regalerà qualcosa di unico, qualcosa di bello, qualcosa di positivo. E me lo aspetto durante la giornata e a volte arriva. E quindi hai questa aspettativa positiva, no? Sulla tua vita e su quello che dovrebbe succedere durante la giornata. Sì, io non sono una negativa, anzi, cerco sempre di focalizzare la mia attenzione su qualcosa di buono e qualcosa di positivo, anche se in quel momento magari non c'è, magari non è accaduto, magari è una giornata storta, magari le cose non vanno esattamente come tu desideri che vadano. E soprattutto in quel momento io cerco di concentrare la mia attenzione e il mio pensiero su qualcosa di positivo. Sposto proprio, devio. Quindi mi rifugio nei miei ricordi, nelle cose belle, nell'immaginare anche cose che non sono accadute che vorrei che accadessero. Questo fa sì che la mia giornata possa avere comunque una piega positiva, una piega, perché tu lo puoi decidere. Io sono convinta che, insomma, no, tu possa decidere che piega può avere la tua giornata. Può avere una piega negativa se ti piangi addosso, se ti lasci andare al nervosismo, se ti lasci, no, come dire, trasportare da magari qualche evento negativo che innegabilmente può accadere durante la tua giornata, oppure puoi decidere di deviare la tua attenzione nei confronti di qualcosa che invece in quel momento ti può far star bene. Credo che in questo momento storico, soprattutto, sia questo un atteggiamento, importante, fondamentale che noi dobbiamo avere, quindi concentrarci su, anche se fosse soltanto una cosa positiva che abbiamo. Però concentrarci su quella, pensare che se non è ancora accaduta può accadere, se ancora non l'abbiamo ottenuta la potremo avere, pensare che sì, è vero, questo è un momento in cui alcune cose non funzionano, magari qualcuno si guarda dentro e lo pensa, no? E lo analizza, lo elabora, ed è forse quello il momento buono in cui tu puoi decidere di cambiare. Tu puoi decidere di cambiare la tua vita, cioè tu comprendi che in quel momento c'è qualcosa che non va bene, allora anziché alzare il tappeto e i granelli di dolore e nasconderli sotto, tu puoi decidere quei granelli di lasciarli lì, di guardarli, di elaborarli e di cercare di spazzarli via. In che modo? Attuando il cambiamento. E ovviamente, insomma, quella è, no? Fa parte di un percorso di vita e anche di un percorso mentale. Una presa di coscienza di alcune cose che magari non funzionano, di cose che tu vorresti cambiare. Certo, il cambiamento è complicato, è impegnativo, è spaventa. Può essere anche
pericoloso, no? Tra virgolette, perché lasci incerto per l'incerto, ma se il tuo certo non è una cosa che ti soddisfa, non è una cosa che ti che probabilmente ti fa stare bene e non è più così e non è tale, nel momento stesso in cui tu lo realizzi, allora in quel momento preciso tu hai già messo in atto tutto ciò che è necessario per attuare il tuo cammino verso il cambiamento. Perché basta soltanto realizzare di non essere, no? Di non essere soddisfatti, di non essere felici. Però molto spesso c'è quella rendevolezza, no? Ci si lascia andare, si dice vabbè, tanto la mia vita è questa e non cambierà mai. Non è vero, la vita può cambiare. E qual è un turning point? Cioè un momento in cui stavi andando in una certa direzione e poi boom, la vita ha preso una direzione totalmente diversa e in questo caso credo che ti possa aver portato anche a scrivere il libro, no? Ma guarda, il libro è un po' un'analisi di vari, sono spot, no? Tanti spot della mia vita, 12 spot diversi. E oggi, li ho analizzati oggi che sono una donna comunque matura, grande, solida, no? Solida dal punto di vista emotivo, no? Caratteriale, ormai sono fatta e finita. Però diciamo che nella mia vita, se tu mi stai chiedendo se ho avuto degli sliding doors, dei momenti in cui ho capito che forse qualcosa stava cambiando, sì, ce ne sono stati nella mia vita, ce ne sono stati alcuni. Ti devo dire che credo di averli, quello che adesso ti racconterò lavorativamente parlando, no, non l'ho manovrato io, non l'ho non, o meglio, l'ho cercato, ma non era prevedibile perché è una roba talmente eclatante. Adesso te la racconterò, dirai wow, no? E poi ce ne sono state altre nella mia vita, le cose che ho desiderato fortemente che sono arrivate. Poi ci sono dei momenti in cui io mi sono fermata e in cui mi sono, durante i quali mi sono fatta delle domande e da lì ho iniziato a lavorare per far sì che alcune cose potessero cambiare. Però ecco, il libro racconta tanti passaggi della mia vita, ma soprattutto racconta come ognuno di noi può trovare dentro di sé quella motivazione necessaria per cambiare, perché alla fine è tutto lì, no? Tu, chissà quante persone, ma anche in questo momento magari ci stanno seguendo Alfio e sono davanti a un bivio, no? Cioè magari sanno dentro di loro che quello che stanno vivendo non è ciò che volevano, non è ciò che li fa star bene, non è quello che in quel momento vorrebbero vivere o che hanno sognato per tutta la vita. E dall'altra parte c'è la possibilità di cambiare, ma certo, quella via lì è buia, non è illuminata, è spenta e tu non sai come puoi affrontarla, no? Ecco, io proprio in questo libro, mi piace dirlo, oggi con te, racconto proprio il meccanismo mentale che ti può portare a prendere quella strada, anche se è buia, perché si illuminerà. Perché illuminerà te, illuminerà le persone che vivono con te, tutti i tuoi, no? E che ti vuole bene, indubbiamente. Però poi ci sono stati dei momenti nella mia vita eclatanti che hanno cambiato il corso della mia vita. Te ne racconto uno, te ne racconto due. Allora, uno, correva l'anno per ricominciare dall'inizio, no? Quanti anni è? Sono da 33 anni che lavoro, però insomma, correva l'anno 1990, mi sembra, 91 forse. Dunque, faccio un passo indietro. In quegli anni, qual era il programma televisivo estivo più seguito, più guardato, Alfio? Quello Festival. che così, bravissimo, era il Festival Bar. Allora, tu immagina, no? Io ragazzina, d'estate non c'era altro che il Festival Bar, quindi insomma, divano, no, non stasera non si esce assolutamente, si guarda il Festival Bar. Era l'evento assoluto dell'estate. Figurati, io volevo fare la presentatrice, figurati se non volevo arrivare su questo su quel palco, no? E dentro di me dicevo, un giorno lo presenterò io, il Festival Bar, un giorno lo presenterò io. Passano gli anni, insomma, io avevo 16, 7 anni, 18, 19, 20, lavoravo già, facevo qualche piccola cosa in televisione e mi propongono di fare il volto delle telepromozioni del Festival Bar, no? Quindi non la conduzione, ma semplicemente la telepromozione all'interno. Poi c'era un piccolo concorso chiamato Miss Estate e io mi è stato chiesto di mi venne chiesto di presentare appunto questo concorso. Figurati, io dissi certo, avrei fatto qualsiasi cosa per arrivare su quel palco, no? Quindi mi sembrava tutto l'oro del mondo, pur dovendo fare solo una piccolissima cosa.
Vada bene, io in TV avevo fatto la hostess di Banco Predolin, non avevo fatto niente di più, non avevo mai condotto nessun programma, ok? Un pomeriggio ero in macchina, me lo ricordo come se fosse ieri, ero in macchina, stavo parcheggiando sotto casa, vivevo ancora con i miei genitori, mi arriva una telefonata sul cellulare, rispondo, era Vittorio Salvetti, patron del Festival Bar, e mi dice: Federica, il conduttore era Claudio Cecchetto, ha un problema X, che non dico perché è per la privacy, insomma, no? Però ha un problema X, non può condurre. Presenti tu il Festival Bar, prendi la macchina e vieni ad Ascoli Piceno, mi dice, presenti tu questa edizione. Io mi ricordo che ho messo giù il telefono, ho iniziato a piangere. Ero scioccata, mi sono salita su in casa dei miei genitori che spaventatissimi pensavano fosse successo chissà cosa. Ho cacciato dentro un borsone qualcosa, che non mi ricordo neanche cosa, l'ho caricato nel baule della macchina e sono partita da sola alla volta di Ascoli Piceno, con lo stradario in mano, perché io, esperienza zero, però sono andata. Da lì ho iniziato, quella sera mi ricordo che questo per dirti uno sliding door, no? Cioè, quando tu sei lì, al momento giusto, evidentemente qualcuno pensa a te e i tuoi sogni si realizzano, Però capisci? tu eri anche la persona giusta, cioè quindi eri la persona preparata per poter ricevere quella telefonata. Allora, non lo so se fossi stata preparata, se, non lo so, chi lo sa, questo non è. Devo dirti che probabilmente avevo un piglio tale che chi si è trovato in quel momento a dover pensare di mettere qualcuno ha pensato a me perché magari in quel momento io ero una presenza costante su Italia 1, su Canale 5 con Marco Predolin, al gioco delle coppie, perché forse ero già stata designata ad avere un piccolo ruolo al Festival Bar, non lo so, ma tu immagina una cosa che ho sempre sognato che improvvisamente si realizza. E come quella ce ne sono state altre, perché io da ragazzina guardavo programmi come The Look of the Year, che era la sfilata di modelle, dicevo, ah, un giorno io presenterò questo programma, l'anno dopo mi hanno chiamato e quel programma l'ho presentato e via via una serie di cose, tant'è che a un certo punto ho iniziato a concentrarmi, a dire, ma... A dire, ok, voglio fare. E questa cosa ti porta alle case, no? Tu sai che noi facciamo corsi sulle operazioni immobiliari e sembra che questa cosa sia successa anche con casa tua. Questa è un'altra storia incredibile, un'altra storia incredibile. Io quando mi fermo a pensare, davvero non trovo una spiegazione. La racconto velocemente. Io abitavo con i miei genitori e dalla terrazza dei miei genitori vedevo sempre un appartamento, un palazzo di fronte all'ultimo piano. E dicevo, ah, che bello quell'appartamento, mi piacerebbe vivere lì, no? C'è un terrazzo, ah, che bello, che bello. E lo guardavo, guarda, ero ragazzina, eh. Poi sono diventata un po' più grande, prendevo l'auto, ho preso la macchina, c'è un semaforo sotto casa dove abitavo dei miei, e da lì mi fermavo, guardavo su, il naso lì in su, e dicevo, che bella quella casa, guarda, mi piacerebbe un sacco vivere lì. Poi è nata mia figlia, un pomeriggio col passeggino, passo sotto casa, sotto questa casa, c'era il custode, e allora approfittai, no? Disse, ma sembra chi abita lì, e l'ultimo, ah, una famiglia. Ormai da tempo dico, ma non è che per caso in vendita? No, no, in vendita no, signora, amici, abitano qui da almeno 20 anni. E io continuavo a guardare questo appartamento all'ultimo piano. Un giorno, sfogliando un inserto, quello del Corriere della Sera, all'epoca c'era il Trovo Casa del Corriere della Sera, lessi un annuncio, vendesi appartamento, eccetera, eccetera. Io in quel periodo li leggevo, ancora adesso li leggo, mi piace guardare, non che io cerchi casa, ma è un'altra delle cose che mi piace fare. Lessi di un appartamento, chiamai e trovai anche un funzionario che era piuttosto reticente, no? Non mi dava informazioni, quindi dovetti insistere parecchio per averle queste informazioni. Insomma, te la faccio breve. L'appartamento del quale avevo letto l'annuncio era esattamente lo stesso appartamento che io per anni avevo guardato, naso all'insù, quell'appartamento in quella. Ed è l'appartamento dal quale adesso ti sto parlando. Perché andai a vederlo, l'appartamento lo vidi, mi piacque moltissimo e alla fine riuscii ad acquistarlo ed è questa casa. Quindi anche questo è un evento, spesso mi fermo a pensare e dico, ma... Non può essere un caso, non può essere un caso. Evidentemente, e
E io sono convinta di questo, tu metti in atto una serie di meccanismi mentali che ti portano a ottenere la cosa che desideri fortemente. Ecco perché dico che bisogna davvero crederci nelle cose. Beh, in quel caso, nel tuo caso bisogna anche visualizzarle, no? Quindi hai questa capacità di visualizzare e concretizzare quello che riesci a visualizzare. Sì, io mi sono, quando neanche facevo questo lavoro, io mi visualizzavo nel programma e dicevo, pensa che meraviglia, se io fossi lì la conduttrice, ah, pensa se io avessi quel vestito e se scendessi da quelle scale. Io così mi vedevo lì e poi negli anni sono tutte cose che in realtà poi ho fatto, no? Quindi visualizzo, il visualizzare, il pensare che non siano irraggiungibili alla fine, no? Perché se tu sei convinta di avere quelle capacità, è chiaro che se io oggi ti dico voglio diventare il primo violino della Scala, non è fattibile, no? Quindi attenzione, cioè bisogna focalizzare, a mio parere, i propri sforzi, la propria mente, le proprie azioni nei confronti di qualcosa che si è consci di poter ottenere. Nel momento stesso in cui tu sei convinto e sai in cuor tuo di avere tutti gli strumenti necessari per ottenere quell'obiettivo, ma allora non ti ferma più nessuno, non ti deve fermare più nessuno, quell'obiettivo lo raggiungi. E qual è il prossimo? C'è un altro libro in cantiere? Perché di solito chi ne scrive il primo è quello più faticoso di tutti, no? Ti stavo dicendo prima che ci ho impiegato un anno e mezzo a scrivere il primo e l'ultimo... pochi giorni. Tu ormai sei un campione, eh? Sia di incassi, di vendite di libri, che di libri stessi. Quanti ne hai scritti, Alfa? Allora, 8 di libri, poi ci sono i libri che sono stati declinati per i quotidiani e lì altre 3 collane. Vabbè, quindi... collane, siamo già alle collane. Sì, delle collane che ogni tanto riescono, anche quest'estate è uscito col Resto del Carlino, e altre cose che abbiamo visto che c'erano in Toscana. Allora, una cosa curiosa: qual è il tuo rapporto col burraco? Ma guarda, ti devo dire che tu giochi a burraco? No, non gioco, però ti giuro, ho passato tutta l'estate a guardarti giocare, ha detto io devo imparare perché voglio giocare con loro. Perché noi non lo sanno, frequentiamo la stessa spiaggia. Allora, no, la roba del burraco, dunque io per anni sono stata quella che dice burraco, ma no, ma poi io quelle cose di moda, sai adesso, ma fama, io il burraco, ma figurati. Poi quest'estate, complice anche un po' i miei figli, no? Ho detto dai mamma, proviamo, dai. Niente, sono entrata nel tunnel del burraco, non faccio i tornei, però mi piace, e mi battono anche i miei figli che sono di là, sono diventate due iene, due piccole ienette, sono molto bravi, però è divertente. Sai perché mi ha conquistato? Perché è un gioco in cui devi lavorare un po' con la mente, no? Cioè non è puramente un gioco di fortuna, oppure uno di quei giochi dove, vabbè, ho pescato la carta giusta e viva. No, è un gioco di strategia. E a me questo intriga. Tutto ciò che non è passivo, ma che implica comunque, no? La mente, la tua testa. Allora sì, allora mi piace. Ecco perché mi sono appassionata. Devi imparare, dobbiamo assolutamente trovare una chiave per farlo anche noi, vedrai, ti piacerà. No, guarda, prometto che arrivo pronto per l'estate per una partita di burraco, piuttosto che andiamo... Esatto, anche Marco, che conosce, anche lui si è intrippato quest'estate, anche lui si è convertito. E invece il tuo legame col denaro? Ok, perché c'è sempre questa idea che chi sta in televisione guadagna un sacco di soldi, via dicendo, ma qual è il tuo legame con i soldi? Guarda, non me lo sono mai domandato, non ho mai analizzato questa cosa e sei la prima persona che me lo chiede, francamente. Ma non lo so. E io, indubbiamente, il fatto di avere la possibilità, no, di sai cos'è? Mi viene da dire di essere tranquilla, ma più che altro io il denaro lo vivo in funzione delle necessità, no? Cioè sapere di avere del denaro se dovessi aver bisogno di farti una cosa, no? Se dovessi aver necessità per i miei figli, ecco, in questo senso, ma non ho mai analizzato fortemente o in maniera... Quindi lo vedi in modo abbastanza tranquillo, senza... Sì, sì,
Sì, assolutamente. Sì, ti direi così. E ti consideresti più una che fa soldi o una che risparmia? Non so se lo sai, ci sono tre tipologie di persone sul denaro. Ci sono quelli che vengono chiamati money maker, quelli che comunque fanno soldi. Lo sai perché? Perché poi tutti i giornali, i siti riprendono, ah, la panicuccia è questa, la panicuccia è quella, quindi devo essere molto cauta. Ah, ok, no, però comunque poi per le persone, poi ci sono i savers, quelli che guadagnano ma risparmiano tutto perché hanno l'angoscia di quello che succederà nel futuro, e poi ci sono invece persone a cui il denaro non ha alcun tipo di interesse, non suscita emozioni e per loro è uno strumento piuttosto neutro. Quindi in quest'ottica. E invece la tua relazione col give back, cioè col il dare indietro qualcosa. C'è qualcosa di particolare, qualcosa che ti sta a cuore, qualcosa che hai fatto in passato o che stai facendo in questo momento? Guarda, mi stanno a cuore oggi le persone che subiscono purtroppo il periodo storico che stiamo vivendo lavorativamente parlando, no? Quindi in quel senso se posso dare una mano, la do con grande piacere, perché so che cosa significhi non riuscire a lavorare, non avere delle sicurezze. Non avere un ruolo fisso, un posto fisso, no? Come dire, un'entrata stabile. Ci sono persone che mi hanno chiesto aiuto e quali l'ho data, ho dato una mano in maniera non economica, ma dal punto di vista professionale, magari con dei suggerimenti, con un aiuto pratico, no? Con alcune cose. Quindi il mio give back è non guardare solo davanti, ma guardarmi anche intorno. E ascoltare. Pensi di essere più brava ad ascoltare o più brava a parlare? Allora, guarda, in maniera immodesta ti dirò entrambe le cose, perché vabbè, parlare è il mio lavoro, quindi vabbè, quello, cioè, si dà un po' per scontato, no? Ma ascoltare è molto complicato, è difficile. Soprattutto a volte per chi fa il mio mestiere, no? Perché c'è sempre la tentazione di entrare a gamba tesa e di iniziare invece a essere protagonista. Invece credo che iniziare a ascoltare, l'arte di ascoltare sia un'arte molto difficile, molto, molto, scusa, stavo leggendo un messaggio degli anelli, è vero che suonano molto? Un Devo fare pochino, sì, vai, un non ti preoccupare, un pochino. Credo che l'arte dell'ascolto sia molto poco praticata, ma sia molto utile e sia molto bello anche, perché quando ascolti e bada, ascolti non in maniera passiva, ma ascolti in maniera consapevole, no? Quindi perché hai voglia di ascoltare ciò che ti viene detto. È difficile anche trovare delle persone che ti ascoltino, quante volte, no? Perché poi alla fine le persone sì, ti ascoltano un po', ma poi parlano di loro stesse, no? Facci caso. Sì, anch'io, sì, è A vero. volte ti ascoltano per darti la risposta, cioè per rispondere e poi prendere, sì. Sì, per prendere poi loro, no? Su di sé, ah sì, però a me è successo, ma ti sto parlando di me. E guarda, è difficile, proprio perché spesso è successo con me, allora io quando le persone mi parlano sto in silenzio, ascolto e incamero, no? E qual è invece il rapporto col tuo corpo? Cioè, mi ha stupito molto che all'inizio del libro parli di questa cosa delle gambe. Cioè, io adesso onestamente credo che tu sia una delle donne più belle della televisione, no? Ma lo dico seriamente, ma soprattutto parli di un periodo in cui eri giovane e ti sentivi in imbarazzo per le gambe. Sì, Cioè, e parlo del cosiddetto, oggi si chiama body shaming, quando sì. ero giovane io, insomma, 30 anni fa, ma non esisteva quello, non esistevano i social, non esisteva niente, quindi ti interfacciavi alle persone, no? E io, sì, gambe magre, magrissime, e non riuscivo a pensare, no? Che le mie gambe così magre potessero essere un valore aggiunto. E quindi le nascondevo, mi vergognavo,
mi sicura. Ora poi non voglio spoilerare troppo perché c'è un lunghissimo capitolo nel libro che proprio parla di questo. Ma perché ne parlo? Oltre al fatto di raccontare di una persona in particolare che un giorno mi disse una frase infelice, ma non lo dirò qual è perché devono leggere il libro. Ma perché ne parlo? Ne parlo perché anche lì, cioè questi sono 12 capitoli, e in questo primo capitolo, chiamato Lo sai che è un problema vero? In questo capitolo io racconto di come io sia riuscita a trasformare negli anni, per quanto mi riguarda, ma insomma io quello che auguro invece che lo faccia in maniera molto più veloce, se qualcuno avesse lo stesso tipo di pensiero o problema su di sé, un minus, cioè qualcosa che poteva essere per me un difetto, in un valore aggiunto. E in che modo? Lavorando su questo particolare, non più nascondendolo, ma esaltandolo. E nel momento preciso in cui io ho fatto questo cambiamento, le persone si sono improvvisamente accorte di questo particolare e l'hanno gratificato. Quindi per me è stata una rivelazione. Cioè io ho iniziato a mettere le donne, avevo forse 35 anni, 36, non l'avevo mai messa prima perché avevo questo complesso enorme delle mie gambe così magre. Ma nel momento stesso in cui io ho capito che queste gambe magre invece potevano essere un valore aggiunto, e quindi ho iniziato a mettere minigonne, shorts, tacchi alti, le gambe fuori in tutti i modi, ho visto la reazione della gente e quella è stata per me un cambio di vita radicale, radicale. Ecco perché io ho scritto questo capitolo, perché ci saranno sicuramente moltissime donne, e magari anche qualche uomo, che pensa, no, di avere un difetto. Ma non esistono difetti, non esiste il giusto o lo sbagliato, non esiste il bello o il brutto, esiste quello che sei tu, la parte più vera di te. E ogni cosa che tu hai è un valore che ti differenzia dagli altri. Nel momento stesso in cui tu ti accetti, ti piaci e estremizzi e valorizzi anche quella cosa che ti rende diversa, non sarai più omologata. È chiaro che è un percorso lungo, non è così facile, lo capisco, io ci ho messo tanti anni, però l'ho scritto perché magari questo capitolo e come ho risolto io il problema può essere utile a qualcuno che legge. Cioè ogni capitolo è uno, come ti dicevo prima, è uno spot in cui, per esempio anche il capitolo sui miei figli, no? Perché io, sai, sono sempre molto riservata, parlo raramente di loro, però volevo che ci fossero i miei figli nel libro e volevo anche che si capisse quanto siano importanti i figli, quanto non si possa mai fare, io nel libro dico bene, non bisogna mai fare un passo indietro rispetto a nessuno, tranne che per loro, cioè per i figli, no? No, ti trovi molto d'accordo, no? Tu lo Grazie. sai perché sei un bravissimo papà, ti ho visto in azione, quindi lo so. Bene, quindi so che la pensi assolutamente così. Anche se non sono convinto che l'hai pensato veramente sempre, perché Cosa? quando hai visto che i miei si lanciavano dal terrazzo di casa mia nella piscina, Mamma, poi vabbè. veramente volevano farlo, ma erano veramente timorosi del pensiero della mamma. Probabilmente se, ecco, no, magari in un'altra occasione, volentieri, no, spieghiamolo, perché i suoi figli, i suoi, si lanciavano da, tipo in piscina, ma da non so quanti metri. Ho 3 metri, 4 metri. capito, però dovevano centrare la piscina, Ma non, dicevano ma che era. anche, cioè, Ah, no, io sono proprio in questo di basso. No, no, no. non c'era un diciamo, basta che andassero in avanti e andavano dentro nella piscina. Però sicuramente anche per Sara è stato un problema vedere questa cosa all'inizio, la prima volta che i bambini. Sì, è stato un piccolo. Figurati, poi io sono passata per la mamma, ah, tu, i miei figli, e noi volevamo farlo, e tu. Quindi insomma, Alfio, ecco, ci siamo capiti. Sappi che cioè, da maggio avrai possibilità di rimediare a questa cosa. Non mi dire che mi rinviterai nella stessa piscina con gli stessi tuffi, con gli stessi. Ecco, bene, allora mi preparo già psicologicamente, va bene, va bene. Diglielo, diglielo ai bimbi. Invece, com'è il tuo rapporto con i social media? Perché sei molto attiva, no? Sia dal punto di vista lavorativo, adesso ho visto che c'era una campagna sul Mulino Bianco. E sia dal punto di vista del cercare una relazione con le persone. Non so se rispondi solo a me, ma immagino che rispondi anche a tanti altri, così. Sì, E hai una relazione, mi sembra, forte, no? Solida con.
Mi piace moltissimo. Ti devo dire che il tempo libero che ho, magari quella mezz'ora mentre aspetto, no, di entrare in appuntamento, eccetera, così, quello che faccio è, io gestisco da sola i miei social, non ho un social media manager che se ne occupa, lo faccio da sola. E mi piace molto il contatto con chi mi scrive, perché io lavorando in TV, ovviamente io entro nelle case degli italiani tutte le mattine, da ormai svariati anni. Ma non ho un feedback, no? Ovviamente in televisione non ce l'hai così istantaneo e ce l'hai con gli ascolti televisivi, ma è un'altra cosa. Tra l'altro, grazie perché insomma, mattino 5 sta volando, il pubblico ci vuole molto bene e quindi grazie infinitamente. Però dicevo, il contatto con invece la persona che ti segue, che ti vuole bene, che ti lusinga, che ti fa il complimento, per me è vita, no? È aria fresca, è proprio acqua pura. E soprattutto, sai quando? Quando mi scrivono, mi ricordo di te, quando facevi un po' la mia storia professionale, no? È bellissimo, perché mi rendo conto di essere entrata nelle case degli italiani da 33 anni, cioè per 33 anni continuativi, e la percezione ce l'ho nel momento stesso in cui me lo scrivono. Ecco perché mi piace leggerli, mi piace rispondere, mi piace entrare in sintonia quando mi chiedono i saluti. Poi a volte non ho veramente tempo e non ce la faccio, a volte magari ci sono 1.000 messaggi ed è difficile, soprattutto con l'INDM. Con l'INDM sono quelli, non riesco a star dietro, cioè cerco ogni giorno ma non riesco tutti e mi scuso moltissimo. Però mi piace tanto, è un contatto con il pubblico che amo immensamente, proprio mi piace. E invece il rapporto con gli haters. Oh, io mi domando quanto tempo abbiano a disposizione per creare profili falsi, ma a volte li invidio quasi perché dico: ma perché hanno tutto questo tempo? Ma io non ho neanche la percezione di poter accendere il computer, vai, fai una mail fasulla per andare a scrivere una cosa cattiva, no? Quindi da un lato dico: ma quanto tempo che hanno? Dall'altro lato mi dispiace molto per loro, no? Perché traggono soddisfazione nel tentare di umiliare una persona che non hanno mai visto e che non conoscono. E quindi penso a come stiano male, a come siano poveri, ma poveri di vita, di esperienze, in senso di dare, no? A se stessi in primis, perché se utilizzassero quel tempo che sprecano così male sui social per investire su loro stessi, probabilmente sarebbero più felici, più realizzati. Quindi mi dispiaccio sempre molto per loro, oltre al fatto di stupirmi, perché a volte dico: wow, ma è Ci sono delle incredibile! cose Tutto questo tempo, incredibili. non ne ho moltissimi, però sempre due o tre ci sono, eh. E dico: wow, Ecco, io poi ti devo dire, conoscendovi, rido molto quando Marco risponde. E lui è bravissimo, ti devo dire, io rido tantissimo con i suoi messaggi. Anch'io. Soprattutto quando andate sugli odiatori, no? C'è questo. Lui sempre, lui ha l'appuntamento del weekend, è praticamente fisso, lui è sempre lì, sì, lo so. Dai, perché lui è molto, come dire, È molto elegante nel sì, rispondere, elegante, gli tocca però bene. è anche Così, in punta è un cesello quello che scrive lui, un cesello. Io non mi ci metto nemmeno perché francamente no, ecco, per la storia del tempo. Preferisco allora, se devo spendere del tempo, preferisco farlo per rispondere a una persona che invece mi vuole bene, no? E che mi fa un complimento. Allora sì, ma haters no, no. Poi se sono volgari o pesanti li blocco, ti devo dire la verità, perché non desidero che vengano sul mio profilo. Preferisco che non mi vedano, se non mi amano, perché devono continuare a seguirmi, no? Eliminiamo. Invece l'amore. Ti devo dire, ci sono due cose che mi hanno molto toccato. Uno è questo, ho come l'impressione che tu in questo momento stai vivendo un amore da quindicenne, da un po' di tempo. Non lo so, ma è un'impressione che mi sono visto da fuori, prima conoscendoti da fuori e poi un pelino di più vedendoti in Perché spiaggia. come Eh? sono le quindicenni? No, questa cosa del che
fa spazio nella tavola per prendermi le mani. Ecco, tutte queste descrizioni molto, molto romantiche, molto carine, via dicendo, mi ha fatto parecchia, ti devo dire, parecchia tenerezza, come se in qualche modo in questo momento hai avuto bisogno o hai bisogno di questa cosa, oppure questa è una parte che ti è mancata nel passato. E l'altra cosa... O magari, scusa ti interrompo, è a lui che fa piacere avere questo tipo di contatto fisico continuo, non ci hai pensato? No, io penso che... è chiaro che se lui lo fa è suo piacere, però lo vedo, cioè, è come se ti illuminassi, cioè, visto da fuori, no? Hai una tua luce, ma poi a un certo punto, pum, questa luce diventa ancora... Pensa che bello. Io credo che sia quello che ognuno di noi debba continuamente cercare, no? Perché alla fine è quel famoso discorso che facevamo un po' all'inizio, no? Quella rendevolezza. Perché tu dici, vabbè, ormai è così, parlo di rapporti, no? Personali, sì, sì, che sono complicati, sono difficili per tutti. Indistintamente bisogna essere molto bravi, secondo me, nel lavorare continuamente su questo sul rapporto, no, che tu hai, sul renderlo sempre desiderato e desiderabile, sul costruirlo passo dopo passo, difficile, faticoso, impegnativo, a volte magari ti voglio di dire no, non ce la faccio più, e magari quel momento lì è il momento in cui tu prendi coscienza che non è quello che volevi. È un po' il discorso che ti facevo prima, no? Poi ci sono invece situazioni, momenti in cui ti trovi con una persona che ha un'affinità particolare con te, che magari ti rendi conto che è la persona che cercavi da tempo, perché ha quello che tu desideravi, no? Trovare in una persona. Ti rendi conto che quella persona ti capisce molto bene, più degli altri. Ti rendi conto che con quella persona non devi avere nessun tipo di immagine, di filtro, ti puoi spogliare di tutto, ti puoi struccare, ti puoi togliere i tuoi abiti di scena, puoi essere tu. E allora quella persona lì automaticamente diventa davvero il tuo sole, no? Diventa davvero la persona di riferimento per te, diventa la persona più importante, dopo chiaramente i tuoi figli, il tuo sangue, no? che sono i miei due ragazzi, ma nel contempo una donna ha bisogno di questo, ha bisogno di appoggiarsi a qualcuno, e quel qualcuno deve essere una persona in grado, no? di farti appoggiare la spalla sulla testa, sulla sua spalla, e dirti: ci sono qua io, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Alfio, abbiamo bisogno di questo, che vale anche per voi uomini. Sì, assolutamente. Perché voi lo mascherate meglio, secondo me, non lo mostrate, ma avete bisogno anche voi del vostro porto sicuro. Avete bisogno anche voi di essere compresi, capiti, di avere una persona che vi conosce bene e che sa quando è il momento di darvi una carezza, no? Anche in senso figurato. E invece il rapporto con il fatto che qualcuno invece importante nella tua vita in qualche modo ci ha lasciato. Com'è stato questo? Perché l'altra volta ti ho visto in televisione e ti ho visto veramente provato. Non vorrei mica farmi piangere oggi, Alfio. No, questo è un argomento che mi tocca moltissimo, quindi... immagino. Ti dico che andiamo oltre. No, vabbè, insomma, ci sono persone che hanno segnato, ovviamente, che segnano la nostra vita irrimediabilmente in positivo, dando moltissimo, e dando così tanto, ovviamente, quando vengono a mancare, è complicato. E invece hai già prenotato per... Perché come faccio a prenotare? Allora, innanzitutto oggi quanti ne abbiamo? 4? Cos'è? Sì, 4, 5, 3, 4, 5, vabbè. 4.
Devo iniziare a fare gli alberi di Natale, Eh Alfio. no, però scusa, c'era scritto che iniziavi a settembre sul libro, eh? No, attenzione, no, 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 i regali. Ah, i regali, li hai già fatti? Li ho già quasi finiti tutti, eh. E invece c'era Maturiti, ma... scritto che a ottobre prenotavi la vacanza d'estate. Esatto. E dunque, a ottobre prenotavo le vacanze d'estate, ma ovviamente stiamo vivendo una situazione tale, Alfio, che non si sa dove saremo domani, cosa faremo domani, quindi in questo caso ho dovuto soprassedere. Sono una maniera di organizzazione, a settembre ho già iniziato a fare i regali di Natale. Alfio, a te non l'ho fatto, te lo dico, ma mi Ah, io ho sembra... ricevuto il libro. È vero, è vero, è vero, con la dedica, con la dedica. Però sì, mi sono già portata. Federica, qual è stato il momento più difficile della tua carriera e cosa hai fatto per non mollare? Un'altra domanda, hai un mentore. Allora, il momento più difficile della mia carriera. Allora, guarda, ti dirò, sai che è una bella domanda? Forse non me l'hanno mai chiesto. Momenti difficili, sì, beh, ci sono stati, momenti in cui forse non mi sentivo compresa fino in fondo, forse apprezzata come io volevo che fossi, no? Ma non bisogna mai demordere, bisogna continuare a puntare dritto e crederci comunque. Un mentore? No, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho un mentore. No, però è una bella domanda, bravo. Non mi ricordo chi l'ha mandato, però ti saluto, sei stato bravissimo. Viviana in carbone. Ecco, grazie Viviana. E invece la competizione con le tue colleghe, ti senti in competizione, come la vivi? No, 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 guarda, siamo tutte, come dire, molto diverse tra di noi, ognuna ha un ruolo ben definito all'interno dell'azienda per la quale, meravigliosa, per la quale lavoro. Stamattina ho ospitato Michelle Hunziker, che è una cara collega, che stasera debutta con il suo programma, quindi abbiamo parlato lungamente. Devo dirti che io ho un quieto vivere con tutte, c'è un profondo rispetto nei confronti di tutte, se si può ci aiutiamo, no, non vivo assolutamente sensi né di competizione né di invidia né di no, insomma, ognuno, siamo ormai donne grandi, no? Risolte, ognuno con il proprio ruolo, quindi tra un po' devo andare a far cena, ti Sì, avviso. vai, vai, ancora qualche minuto. Hai parlato di questa azienda grande, bella, di cui sei innamorata. Com'è il rapporto con Silvio? Se c'è, se l'hai avuto, cioè, perché comunque sono tanti anni che lavori in Mediaset. È ancora una persona presente, lo è stata come Allora, imprenditore. guarda, non voglio scendere nei particolari, però ti posso dire che è stato ed è ancora un visionario. È un uomo che ha creato davvero un'azienda straordinaria come quella per la quale lavoro, che è Mediaset. Di più, però, non mi sento di aggiungere, insomma, questo. Allora, che cosa consiglieresti alla Federica di 30 anni? Qua ci abbiamo domande, vedi che rapporto. In che senso? Io dovrei guardarmi indietro e pensare a me da 30 anni che cosa gli consiglierei? Sì. Mettere le gambe fuori alla grande, non preoccuparti, quindi questo indubbiamente. E forse ma non lo so, sono sempre stata molto ligia, no? Molto al dovere, molto io. Ho sempre lavorato tanto, no? Mi sono anche divertita fortunatamente, però forse consiglierei di avere un po' più l'animo leggero, ecco, no? Di prendere le cose forse in maniera più leggera. Invece io le ho sempre prese molto molto seriamente, tutte. Devo dire che poi però ho funzionato perché alla fine io mi sono sempre impegnata tanto nel lavoro e nella vita e ho raggiunto, credo, almeno per quanto mi riguarda, è quello che penso io, dei buoni risultati. Quindi alla fine... Forse è andata bene così. Allora, ti faccio l'ultima domanda. No, Silvio è un re. Qualcuno ha sbagliato. Aspetta, scusa. Oh, c'è cioè Silvio è un re che continua a uscire. Ecco, che cosa consiglieresti ai ragazzi giovani che vivono? Ho l'impressione che ci sia un po' un'idea che in questo momento vivono un mondo come se Instagram, Facebook fosse la realtà. E alcuni non hanno sogni o sono un po'.
non vivono nella ricerca di impegnarsi nel qualcosa, via dicendo. Come la vedi questa cosa dei giovani? Allora, io però ti devo dire, ho uno spaccato in casa, no? I due adolescenti e anche degli amici, eccetera. Io ho la sensazione che a volte i giovani vengano un po' vissuti come non, in realtà invece non siano, no? È vero, sono, come dire, addicted per quanto riguarda social media, eccetera, però lì è anche molto importante il ruolo genitoriale, no? Cioè lo spiegare, l'educare i tuoi figli, nel fargli capire problematiche, valori aggiunti, i plus, gli strumenti del genere, ma anche tutto ciò che ne consegue, quindi la dipendenza, quindi tutto ciò che no, è sbagliato all'interno del, anche il pericolo, no, che c'è. Detto questo, io voglio immaginare la generazione dei 17enni come invece una generazione, 17enni, 18enni, insomma i giovani, come una generazione invece capace di guardare al futuro in maniera concreta. E allora, tornando alla domanda, che cosa consiglieresti loro? Ma forse, non lo so, consiglierei oggi di essere, come dire, anche loro un po' visionari, no? Cioè immaginarsi non tanto in un, per carità, va benissimo, il lavoro è lavoro, no? Ma immaginando di dare un consiglio loro, di seguire la loro vocazione, di provare a immaginare di entrare nel mondo del lavoro da outsider, provare a immaginare di costruirsi il proprio percorso lavorativo, di trovare la propria strada. Oggi ci sono tantissime possibilità, secondo me, oggi come non mai. Basta essere affamati, svegli, ricettivi, cercare, domandarsi qual è la mia inclinazione, che cosa voglio fare io veramente nella vita, che cosa mi può portare a raggiungere quello che desidero, e domandarselo, chiederselo, cercare dentro di sé quella spinta necessaria per trovare la loro strada, non accettare le cose in maniera passiva, ma guardare al futuro e al mondo che viviamo sempre con uno sguardo critico. Forse bene. Allora, intanto grazie mille, e risentiamo perché dobbiamo aiutarti a tornare in città. Lo prendo anch'io, ok? Il mio è tutto segnato, vedi, ho messo tutti i post-it dentro. In cima alla classifica. Ok, qua si vede bene. Okay. Io l'ho letto prima su Kindle e poi mi è arrivato fisicamente, perché poi io adoro la fisicità del libro. Hai visto com'è bello l'impaginazione? È proprio bello. Sì, la qualità dell'impaginazione. Sì. Allora, diciamo dove lo possono trovare, ovviamente sui canali online, quindi su Amazon. Su Amazon, chiaramente, poi in tutte le librerie. Poi, essendo... Sì, ovviamente, certo. Quindi Coraggio di essere felice, di Sperling e Kupfer. Grazie, se entrerà nelle vostre case. Poi ricevo foto molto carine, lo dicevo ieri nelle mie stories, no? La mia fan base, i ragazzi che mi seguono, appoggiato sul comodino, magari no, sul tavolo si fanno la foto, magari mentre lo leggono, è bello, mi fa, posso dirti che mi fa un certo effetto immaginare che qualcuno legga le mie storie e che magari, chissà, magari anche soltanto uno abbia tratto ispirazione dal mio libro e abbia trovato la forza per attuare quel cambiamento che cerca. Cioè, questo per me è un regalo incredibile e quindi sono contenta. Grazie. Bene, grazie a te e spero di vederti presto. Grazie Alfio, prima dell'estate speriamo. Speriamo. Sono un burraco adesso, mi raccomando, perché io sono fortissima, te lo dico. Ciao, bene. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao, grazie.